Ogni picchiaduro nella sua prima versione ha mancanze, aspetti da riparare, bilanciare o aggiungere. Tekken 8 ovviamente non ha fatto eccezione. Il gioco Bandai Namco ha certamente un gran quantitativo di aspetti positivi, e per un giocatore volenteroso ma alle prime armi quasi non c'è più scusa per non imparare il gioco. La possibilità di rigiocare i match che abbiamo effettuato grazie alla modalità replay, con l'aggiunta dei consigli del gioco sulle punizioni e sul modo di evitare determinati colpi, e le infinite possibilità che offre la modalità pratica, probabilmente non hanno precedenti. Insomma, avere una risposta quasi immediata all'interno del gioco stesso su come trattare una determinata situazione, senza dover andare per forza a cercare su internet o chiedere in giro, è ciò che contribuisce a rendere grandioso questo titolo. In questo video, però, preferirei discutere degli aspetti negativi del gioco, o almeno quelli che reputo tali, poiché Tekken è da sempre il picchiaduro che preferisco, che ha mangiato migliaia e migliaia di ore della mia vita. E constatare e giocare determinate cose ha rotto un po' la magia, facendomi avvertire addirittura noia e un velo di disinteresse talvolta. Discorsi come il rank non serve a nulla, da un lato posso accettarli e li comprendo, perché l'obiettivo finale, al di là del divertirsi, dovrebbe essere giocare per migliorare, ma al contempo credo che un sistema di ranking sia essenziale per ottimizzare il tempo e l'apprendimento, e non possiamo ignorarlo. Da pro player vorrei incontrare persone che conoscono il loro personaggio, i fondamentali, eccetera, in modo che i match possano essere coinvolgenti e costruttivi. Da giocatore medio vorrei incontrare persone che hanno una conoscenza basilare, ma non totale, così da poter imparare ad adattarsi e testare approcci, garantendo comunque un match stimolante. Da neofita vorrei incontrare persone che stanno imparando le basi, proprio come me, così da non essere sopraffatto, dandomi tempo e modo di comprendere le meccaniche di gioco. Così non fosse, sarebbe una massa mescolata di giocatori. Insomma, differenti gruppi di giocatori devono essere classificati per livello di abilità. Risulta proprio necessario in virtù dell'ottimizzazione di cui sopra. E credo che il sistema proposto in Tekken 8 semplicemente non funzioni in modo adeguato, per due motivi in particolare. Uno dei problemi che abbiamo rilevato tutti è la gestione dei punti nella modalità partita classificata. Cercherò di andare nel concreto evidenziando gli aspetti che mi danno più dubbi. In primis, perdere o vincere contro un giocatore di 2 gradi in meno al tuo ti fa perdere o guadagnare un tot di punti, mentre la stessa cosa non accade con un giocatore di 2 gradi superiori al tuo, dove i punti persi o vinti sono letteralmente raddoppiati. Questo cosa significa? È più accettabile vincere o perdere contro un avversario presumibilmente più debole rispetto al vincere o perdere contro un avversario presumibilmente più forte? Come mai si viene puniti più per aver perso contro un avversario più forte rispetto ad aver perso contro un avversario più debole? Al di là della logica, tra l'altro, il discorso non fa che scoraggiare i rematch. Ad esempio, se un Kishin affronta un Fujin con 2 gradi di differenza, la vittoria o sconfitta per il Kishin ammonta a 200 punti. La vittoria o sconfitta per il Fujin ammonta a 400 punti. Dunque, in caso di sconfitta, il Fujin perde più facilmente motivazione nel rematch, perché il gioco, appunto, l'ha punito per aver perso contro un giocatore più forte. Di nuovo, perché perdere il doppio dei punti rispetto al mio avversario se lui è presumibilmente più forte di me? Inoltre, una streak di 3 vittorie ti garantisce un boost di punti. Ed è così anche al contrario, 3 sconfitte di fila garantiscono una gran sottrazione di punti. Il problema è che questo pare succedere in modo certo quando si affrontano 3 giocatori di più o meno un rank di distanza al massimo. Mentre è tutto meno consistente quando capita di affrontare alcuni giocatori con 2 rank di distanza almeno. Nel senso che a volte accade, a volte no. Inoltre, posso giurarlo serenamente, più volte mi è accaduto di aver vinto, dopodiché aver perso, e di aver perso un quantitativo di punti anomalo senza alcun senso apparente, risultando incredibilmente frustrante in quanto non c'è stata alcuna streak, e si viene punito in modo totalmente random. Mi è successo però anche l'opposto, dunque ho ricevuto un gran numero di punti dopo una serie di partite ai miei occhi totalmente normali, senza alcuna streak. Oltre a ciò, c'è una disparità di punti rispetto alla retrocessione e alla promozione tra un rank e l'altro. Quando siamo in fondo al punteggio di un determinato rank, abbiamo un match di retrocessione che, se perdiamo, ci porta al rank precedente, sottraendo normalmente i punti del match. Per esempio, se il limite minimo per avere un dato rank è 5.000, e perdo 250 punti, arrivo in effetti a 4.750, retrocedendo. Al match successivo, dato che mi trovo nelle vicinanze di 5.000, se una vittoria mi darebbe almeno 250 punti, avrei subito un incontro di promozione. Il problema è che, differentemente dalla retrocessione, quando si viene promossi si ottengono molti più punti di 250, facendomi schizzare da 4.750 a 6.500. Il paradosso che emerge è che per guadagnare più punti quando si è in fondo al rank, talvolta conviene perdere una partita, essere retrocessi e poi vincere per avere un boost di quasi 2.000 punti. In ultima analisi c'è da dire che la gestione dei punteggi cambia a seconda della fascia di rank in cui ci troviamo,
Per esempio, fino a Warrior letteralmente non c'è sottrazione di punti dopo una sconfitta, e più si sale, più la proporzione cambia. Si perderanno meno punti rispetto a quanti se ne possano guadagnare, fino poi ai gradi più alti, dove si guadagnano meno punti rispetto a quanto se ne possano perdere. Questo, potrei sbagliarmi, credo rischi di concentrare una massa di giocatori verso una media forzata e non dettata solo dall'abilità, bensì anche da chi balla costantemente tra una fascia di rank meno punitiva ed una più punitiva. Il tutto peggiora se pensiamo che, oltre al rank, è presente anche la Tekken Prowess introdotta in Tekken 7. Questo resta un valore molto più affidabile dell'abilità di un dato giocatore, dato che i rank sono per personaggio, ma il punteggio è assegnato al giocatore, a prescindere da chi utilizza. Leggendolo sapremo subito se stiamo affrontando un personaggio secondario di un giocatore molto più in alto in rank o un giocatore che effettivamente sta scalando la classifica normalmente. Il senso di ingiustizia aumenta poiché verremo combinati in un match in base al rank e l'avversario può avere una Tekken Prowess simile o il doppio della nostra, ma i punti persi o guadagnati saranno gli stessi, nonostante il risultato del match sia abbastanza scontato nel caso in cui fossero il doppio dei nostri. Un giocatore Fire Ruler può essere retrocesso solo perché ha giocato contro due Tekken God di fila, contro il loro secondario a Battle Ruler, facendo 4 partite nonostante la superiorità sia palese e scontata. Come detto in precedenza, perdere con qualcuno di rank maggiore ti fa perdere il massimo dei punti e non è rilevante la Tekken Prowess. Insomma, la gestione quantomeno non chiara e controintuitiva del punteggio attribuito al sistema rank e la frustrazione generale che ne deriva non fa che togliere senso a tutto il sistema, muovendo le persone tra i rank mediante metodi che appaiono scorretti e talvolta addirittura randomici. Tekken 7 aveva un sistema che non tutti accettavano, ma che nel suo essere rigido era comunque una certezza. Oltre il blu, ogni vittoria ti dava un determinato punteggio, ogni sconfitta l'esatto ammontare ma sottratto, e questo per ogni rank di distanza. Nessuna variazione, nessun premio, nessuna punizione. Un sistema semplice, nudo e crudo, prendere o lasciare. In questo capitolo invece anche il semplice non sapere come verranno assegnati i punti lo trovo già un problema, ma il fatto che la divisione per abilità tra i giocatori venga compromessa in modo così elevato mortifica e annulla il senso ultimo di questa modalità. E ancora non ho parlato di quello che è il secondo punto connesso al primo. Trovo questa situazione ai limiti dell'incommentabile. Dichiarazioni degli sviluppatori al limite del ridicolo, capricciose, volte a sminuire il problema. Inutile girarci attorno, il sistema di rank non funziona perché le persone quittano, e la partita è come se non fosse mai avvenuta. Al di là di tutti i problemi sul punteggio detti poco fa, tutto è compromesso definitivamente a causa del fatto che c'è un gruppo di giocatori onesti, che non quitta, e dunque accumula normalmente sconfitte, e questo gruppo di onesti gioca contro un gruppo di persone scorrette che tende a quittare, evitando di dare la vittoria agli onesti. La proporzione vittorie-sconfitte dunque viene irrimediabilmente compromessa dal fatto che una sconfitta resta per il giocatore onesto, ma una vittoria è improbabile a causa di un possibile quit. Tra l'altro, di contro, chi quitta mantiene le vittorie o subisce i quit avversari, ma accumula meno sconfitte del dovuto ed anche qui si va a perdere la corretta proporzione vittorie-sconfitte, facendo salire maggiormente gli scorretti perché avranno più vittorie. In questo senso, ancora, si perde l'idea del ranking system come un qualcosa di utile per poter far incontrare due giocatori da livello simile, per ottimizzare l'apprendimento, il divertimento e la sfida. Quello che resta è solo un immane casino che non funziona e non diverte, anzi, frustra. Il problema è che chi quitta non ha conseguenze tangibili, anche la percentuale di disconnessione prima di accettare un avversario è una statistica al momento non funzionante, poiché segna sempre lo 0%, e chi lo fa agisce totalmente indisturbato ed impunito, almeno fino a diversi giorni fa con la prima ondata di ban dopo 2 mesi di quit. Tra l'altro, l'unica azione consigliata dagli sviluppatori è quella di segnalarli con un'apposita funzione in-game, se non fosse che, in primis, non è posta all'interno della modalità partita classificata, ma bisogna uscire ogni volta e ritornare al menu principale, rendendo il tutto macchinoso perché sarebbe da fare abbastanza spesso durante una sessione, e risulta semplicemente inaffidabile, perché si basa su ondate di ban determinate dal voto degli altri giocatori, e ciò non copre tutti i casi, rischia di essere anche incorretta, e non restituisce giustizia pronta e precisa a chi gioca normalmente. La prima ondata di ban poi chiaramente non è stata risolutiva poiché i quitter ci sono ancora serenamente, e questo è normale perché l'unico modo sarebbe un metodo automatico che pare non implementabile. Gli sviluppatori dicono che per motivi legali non possono effettuare determinate azioni nei confronti dei giocatori, dunque continua a non esserci punizione, e il sistema di ranking continua ad essere incasinato. Non comprendo in ogni caso come in altri giochi la cosa sia stata risolta o arginata serenamente, mentre Tekken 8, un gioco che si nutre anche di online, ed un successo commerciale, riversi in queste condizioni. La vera novità nel gameplay di questo titolo. Il sistema Hit aggiunge una barra al nostro personaggio e conseguentemente determinate abilità, alcune specifiche, molte altre universali. Il problema è che, sebbene questo sistema abbia per me dei lati positivi, i lati negativi non fanno che evidenziare la direzione che è stata scelta per questo Tekken.
Gli sviluppatori infatti hanno cercato di favorire i comeback e favorire l'aggressività, probabilmente per la spettacolarità che questo offre. Per garantirlo hanno fornito delle meccaniche universali in modo che qualsiasi personaggio abbia modo di essere molto aggressivo. Il problema è che il sistema Hit contribuisce a rendere Tekken 8 un gioco meno vario di quanto ci si possa aspettare, perché ci si baserà spesso su di esso. Sia chiaro, i personaggi sono 32. Ci sono infinite mosse legacy, certo, ma sulla carta la proposta è vastissima. Quando però le meccaniche Hit condivise tra tutti i personaggi risultano molto premianti, accade che la vastità e profondità del gioco vengano sorpassate per dare vita a dei match con determinati passaggi sempre uguali. Ogni personaggio può godere di un 50-50 puro, ogni personaggio ha un hit burst in vantaggio frame, che sia parato o meno, ha un hit smash che se va a segno fa un danno simile alla Rage Art, se viene bloccato garantisce alla maggior parte del roster un ulteriore vantaggio frame e spesso e volentieri ingresso in stance per continuare il pressing. Il resto dei personaggi o ha un hit smash basso, o con un range enorme, o con una velocità anomala. Ogni personaggio ha mosse che attivano l'hit, talvolta con armor, talvolta in combo, ma non in juggle, talvolta sono proprio punizioni. Tutti questi elementi rendono l'hit qualcosa che viene ricercato con non troppa difficoltà dalla maggior parte dei giocatori, dato che il vantaggio frame è praticamente garantito e non c'è un vero e proprio lato negativo nello sbagliare scelte e tempistiche, e questo praticamente quasi per tutti i personaggi. Personalmente ritengo che tutto questo vantaggio sull'avversario sia troppo semplice ed efficace da ottenere e la barra della vita si svuota troppo velocemente per non approfittarne, ed infatti ogni match rischia di vedere logiche simili sacrificando un po' il resto. Sia subire che attuare il sistema hit alla lunga, secondo me, rischia di diventare noioso. Ho apprezzato molto invece l'utilizzo dell'hit per estendere ancora di più una combo o il fatto che potenzi il personaggio temporaneamente. Ad esempio Jin, durante l'hit, può effettuare gli elettrici senza l'input perfetto. Questi aspetti li manterrei perché si sposano benissimo con il gameplay di Tekken, performanti finché il giocatore è in grado di utilizzarli con intelligenza rispetto agli elementi che ho elencato in precedenza. Per bilanciare un po' il sistema rispetto a questi, probabilmente proverei a rendere safe, ma in svantaggio frame, hit burst, nonché un danno a scalare a seconda della pienezza della barra e certamente meno vantaggio al blocco per l'hit smash. Per il 50-50 invece non saprei, dato che mi spiace sia un qualcosa di comune a tutti, mentre era prerogativa di alcuni personaggi specifici nonché una condizione in qualche modo da conquistare. Probabilmente bilanciando un po' il sistema a lungo andare accetterei la cosa. Spero comunque di vedere un rimaneggiamento del sistema volto a diminuire l'efficacia dell'aggressività, così che il match sia costruito anche grazie alle caratteristiche di un dato personaggio e all'abilità di adattarsi del giocatore di turno, elementi che rendono il match ed il gioco vario e divertente. Ho appena parlato del sistema Hit e di come questo contribuisca a rendere il gioco, all'atto pratico, meno vario. Ho usato il verbo contribuire perché non è certo l'unico elemento. Il voto all'aggressività, infatti, passa anche per il fatto che, anche grazie all'Hit, quasi ogni personaggio adesso ha un wall carry quanto meno buono, quasi ogni personaggio fa un danno almeno buono, in combo da launcher, quasi ogni personaggio ha almeno due stanze e mille modi per entrarci, quasi ogni personaggio ha una buona combo a parete. Gli stage, tra l'altro, entrano a gamba tesa nel discorso del danno elevato, dato che alcuni sono addirittura troppo piccoli per contenere l'ampiezza del wall carry, dunque combo a parete in ogni dove, e altri esplodono e si rompono ovunque anche in sequenza, come ad esempio Elegant Palace, costruito proprio per avere al 90% la rottura della parete in vetro e della balconata in una sola combo. Insomma, non dovesse bastare l'esagerazione dell'hit, ci sono anche alcuni stage ad aumentare attivamente il danno inflitto, che già di base pare aumentato per chiunque. Tra l'altro pare sia stato buffato anche il Whiff Punishment, aumentando i frame di recupero di ogni mossa a vuoto e favorendo ancora di più il danno. Sostanzialmente troppi elementi comuni a tutti i personaggi risultano troppo efficaci. Il poking risulta nerfato e per certi versi è ok perché ne abbiamo visto parecchio nei capitoli precedenti, ma ciò contribuiva a portare un minimo di specificità tra i personaggi, specificità di cui adesso si sente un po' la mancanza. Cambiano solo le mosse da utilizzare, ma il game plan e gli scenari giocati rischiano di ripetersi spesso e volentieri, a prescindere dal personaggio. E me l'aspetto perché l'attacco in questo gioco premia davvero molto, al netto e a scapito delle differenze tra i personaggi e l'abilità del giocatore di turno nell'usarle. Questo è un problema destinato a non risolversi mai in nessun picchiaduro, perché la perfezione in questo senso risulta impossibile. Un picchiaduro matematicamente bilanciato è un picchiaduro che non ha varietà e specificità. Aggiungere delle variabili rende esponenzialmente complesso il discorso del balancing, al punto da non poterlo rendere misurabile o controllabile completamente in alcun modo.
si può però tendere alla perfezione cercando di mediare e di correggere mosse e proprietà vistosamente fuori scala rispetto agli altri personaggi. Tekken 8 ovviamente non fa eccezione, ma questo è un punto che discuteremo maggiormente in futuro. Siamo ancora all'inizio e molte cose saranno diverse, soprattutto, spero, le mosse più OP che non lasciano alternative valide per contrastarle, come VR3-2 di Azucena, e bilanciare frame e proprietà dei personaggi, notoriamente top tier in questo momento. Forse ci vorrà un po' e leggeremo altre patch che troveremo prive di senso, probabilmente, ma questo lo commenteremo a lungo andare. Per adesso ci sono state giusto un paio di patch relegate al bug fix, dunque restiamo in attesa di commentare ciò che verrà corretto. Non mi dilungo oltre perché il video tratta delle problematiche del gioco ed il balancing era forse quello che maggiormente mi aspettavo e meriterebbe senza dubbio di essere commentato in separata sede. In conclusione, il gioco è uscito da quasi 2 mesi soltanto, quindi vedremo tantissime novità ed aggiornamenti che ci faranno capire che direzione riceverà. Queste sono quelle che credo siano le maggiori criticità al momento, e spero di poter ricevere notizie positive a breve, quando si parlerà di Eddie e del prossimo Tekken Talk. Fatemi sapere la vostra, noi ci riaggiorneremo al prossimo update importante.